Eminences, Excellencies, distinguished priests, ladies and gentlemen. Eminenze, eccellenze, cari partecipanti. Thanks for the invitation to the theological symposium in the run-up. Un grande grazie per avermi invitato a questo simposio teologico del Congresso Eucaristico a Budapest. Grazie anche per le parole. Alla fine dello Shabbat c'è una cerimonia di Havdalah, vuol dire separazione, che è un rito di passaggio alla settimana lavorativa. Si recita la seguente Berakah: benedetto sei tu nostro Dio eterno. Tu governi il mondo, tu separi il santo dal profano, la luce dalle tenebre, Israele dalle altre nazioni, il settimo giorno dal resto dei giorni lavorativi. Benedetto sei tu, o Eterno. Tu separi il santo dal profano. Anche dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, il giudaismo mantenne la distinzione tra il sacro e il profano. Il grande santuario del Tempio fu sostituito dal piccolo santuario della sinagoga, al quale sono legati molti riti religiosi familiari. Oltre allo Shabbat settimanale, le principali feste religiose ebraiche, tra cui soprattutto la Pasqua e lo Yom Kippur, collocavano le persone in un mondo diverso dalla vita quotidiana. La distinzione tra il sacro consacrato e il profano determina anche la liturgia della Chiesa. Il Concilio Vaticano II nel Sacrosanctum Concilium considera la liturgia come actio sacra praecellenter, cioè atto sacro, la cui efficacia è inagguagliata da qualsiasi altro atto della Chiesa, sia per titolo che per grado. Con poche eccezioni, la liturgia della Chiesa si celebra nel luogo dedicato a Dio come a sua presenza santificata. La liturgia, specialmente la celebrazione dell'Eucaristia, che le chiese orientali chiamano la Divina Liturgia, è l'apice che la fonte, sia l'apice che la fonte fons di tutta la vita della Chiesa. Nella liturgia, sempre secondo il Sacrosanctum Concilium, il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Si tratta di un culto pubblico, cultus publicus, e i segni, signa visibilia, e nel loro modo particolare operano la santificazione dell'uomo. Citazione finita. Ciò succede anche nell'Eucaristia. La Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, ha avviato un rinnovamento della liturgia. Questo aveva lo scopo di rendere i riti più chiaramente espressivi delle realtà sacre indicate. Secondo il cardinale Kurt Koch, in concilio ha reso il sacro trasparente all'actio participatio, che era il principio formale della riforma liturgica. Così facendo, il Sinodo ha chiarito che la comprensione più facile possibile della liturgia, la partecipazione attiva e comunitaria del popolo di Dio alla liturgia, derivano dalla sua trasparenza per il Santo, e in nessun modo il contrario.
End of quote. Così sempre ancora il cardinale Kurt Koch. Dalle citazioni della prima costituzione di quest'ultimo concilio si possono evidenziare quattro concetti centrali per una corretta comprensione della liturgia della Chiesa. Terms actio sacra. Oltre ai termini actio sacra e cultus publicus, i termini signa sensibilia e sancta, che sono usati specificamente per indicare la dimensione sacramentale della Chiesa, e il termine sanctificatio, che evidenzia l'importanza della liturgia in termini di vita di Cristo. Nella mia presentazione al simposio teologico di questo congresso mi concentrerò sulla santificazione della liturgia cristiana e sulla realtà sacramentale dell'Eucaristia della Chiesa per richiamare l'attenzione sulla relazione intrinseca tra santificazione e sacramentalità. Il primo capitolo è il santo e il culto cristiano. La parola latina sacer, da cui deriva sacrale, ha il significato primario di consacrato. Sancire significa mettere da parte o chiamare sacro. Tuttavia sacer può anche significare maledetto come forma del homo sacer, che nel diritto romano era considerato sia santo che maledetto, che poteva essere ucciso impunemente e che è molto discusso dal filosofo italiano Giorgio Agamben. Nel caso della liturgia come atto santificato, sacer è il costituente nel primo significato. La parola latina religio non deriva da religare, collegare, ma dal relegere, rileggere, che originariamente significava la cura presa nell'esecuzione di un atto sacro. La parola latina profanum significa la zona opposta al fanum, opposta al regno sacro, al luogo dell'atto sacro. Profano dunque può anche riferirsi a qualcosa che era precedentemente consacrato ed è stato restituito all'uso ordinario attraverso la profanazione. Attraverso la santificazione, luoghi, oggetti, tempi, azioni e persone sono portati alla sfera di Dio. L'equivalente greco di sacer è hieros, sanctus è invece, in greco sarebbe hagios, e in ebraico kadosh. Il sacer e il sancire si riferiscono al regno cultuale, ma sanctus ha un significato molto più ampio. Nella tradizione biblica, sacer e sanctus sono usati in modo diverso. Così il Dio unico, nella misura in cui non è numinosum impersonale, ma il Signore in alto, in eccelso e potente, il Dio vivente che riguarda liberamente e sovranamente il mondo che ha creato, è chiamato sacerdotale e non sacrale. Primo trattato moderno sul sacro fu Les formes élémentaires de la vie religieuse del 1912, scritto da Émile Durkheim. Fu con questo lavoro che il sociologo e etnografo francese pose le basi di una sociologia della religione che intendeva modellare l'identità sociale attraverso la credenza nelle cose ultime e negli atti rituali. Prima di Durkheim, il filosofo psicologo William James
che cercò di capire la religione a partire dall'esperienza religiosa nella sua opera classica. In italiano sarebbe le varietà delle esperienze religiose. Poi Rudolf Otto, teologo protestante tedesco, studioso di religione, pose le basi della fenomenologia della religione del XX secolo con la sulla opera Das Heilige, ulteriormente sviluppata dallo studioso olandese Gerardus van der Löf e altri. Il sociologo tedesco Hans Joas chiama la scoperta della trascendenza divina la riflessività del sacro, perché va oltre la sacralità puramente interna di luoghi, cose, tempi, azioni e persone umane e dà il carattere fondamentale al periodo epocale che Karl Jaspers ha chiamato periodo assiale. Questa è un'importante precondizione antropologica per l'esperienza del sacro come autotrascendenza. È in Israele che si fonda la fede nell'unico e solo Dio, sperimentato come sacro, che inizia con la credenza in un Dio monoteista al tempo dell'esilio e nel periodo che segue, e diventa una stretta credenza nell'unico Dio. La frase, l'espressione Santo di Israele è particolarmente frequente nel libro del profeta Isaia, che ricorre due volte in Geremia e nei Salmi, nel Salmo 71 e 89. Nella lode registrata in Isaia 6:3, i serafini chiamano Dio santo tre volte. Nel Nuovo Testamento Gesù è chiamato due volte il santo di Dio. Ho hagios tou teou at the beginning of his public proclamation. All'inizio del suo ministero pubblico nella sinagoga di Cafarnao, un demone parla di lui in questo modo attraverso l'uomo che possiede, e poi Pietro, che lo chiama così. Anche se Gesù di Nazareth non apparteneva alla tribù di Levi e non era un sacerdote del santuario del Tempio di Gerusalemme, la lettera agli ebrei parla del sacerdozio di Cristo. Senza l'interpretazione culturale della morte in croce di Gesù, questo non sarebbe stato possibile, come troviamo nell'Apostolo Paolo, nel Vangelo e nel libro dell'Apocalisse. Gesù non sacrifica un oggetto sacrificale diverso da sé, per esempio un oggetto, un cibo, un animale, ma se stesso, nella pienezza del suo essere. Il servizio sacerdotale di Gesù Cristo consiste nell'offrire se stesso al Padre e per molti. Nella sofferenza e morte di Gesù Cristo per i peccati del mondo, sacerdozio e sacrificio sono uniti. Cristo, il sommo sacerdote che sente con noi, è penetrato una volta per tutte nel Santo Tempio, aprendo a tutti la via verso il Padre. Non c'è altro sommo sacerdote che Cristo, secondo la lettera agli ebrei. Cristo è l'unico mediatore tra Dio e uomo, il vero sommo sacerdote della nuova alleanza, con il quale il sacerdozio del culto precedente è finito. Dio santifica tutti coloro che sono uniti a Cristo attraverso il battesimo e la fede, che li chiama a una vita di santità.
Pertanto, coloro che appartengono a Cristo sono chiamati santi. In questo senso, la Chiesa è dichiarata santa non perché sia libera dai peccatori, ma perché Cristo l'ha santificata e purificata attraverso il sacrificio della sua vita. Nella prima lettera di Pietro, la Chiesa di Cristo è chiamata il sacerdozio santo. Il Nuovo Testamento non ha abrogato il santo, non lo ha esaltato alla presenza adorabile del Signore in alto, di cui aspettiamo il ritorno. Heinz Schürmann ha parlato dell'escatologizzazione dei concetti santificati nella nuova alleanza. In the pre-existence of Christ's life and death, the pastoral ministry. Nella vita e nella morte di Cristo. Il ministero pastorale di Cristo e il suo sacerdozio sono inseparabili. Secondo San Tommaso d'Aquino, il sacerdozio legale di Cristo si è compiuto nella sofferenza. In eos passione. Since shepherding ministry, according poiché il ministero pastorale, secondo la scrittura, comporta il sacrificio della vita del pastore per il gregge, ministry non è semplicemente un ministero di guida, in quanto è legato alla regalità di Cristo. A parte il sacerdozio di Cristo, non c'è più un sacerdozio indipendente. Il sacerdozio ministeriale del ministro sacer è quindi un sacerdozio sostitutivo nella Chiesa. L'idea della rappresentazione sacramentale di Cristo da parte di un sacerdote ordinato può essere fatta risalire sia in Oriente che in Occidente alla tradizione patristica, che fin dall'inizio parlava del vescovo e poi del presbitero come immagine sacerdotale di Cristo. Questo è confermato dalle dichiarazioni del Nuovo Testamento. L'Apostolo Paolo afferma di se stesso che nel suo ministero di evangelizzazione e riconciliazione agisce nell'ambasciata di Cristo. Alla presenza di Cristo, Paolo proclama il perdono. La Vulgata traduce questo come in persona Christi. Sebbene il Concilio Vaticano II si riferisca ripetutamente al sacerdozio di Cristo, dagli anni 60 in poi, ha avuto poco spazio nella cristologia e nella teologia ministeriale. Come ha osservato accuratamente il cardinal Leo Shevchik, il sacerdozio di Cristo come sacerdozio del ministero è diventato una specie di, cito, reliquia sacra, cultuale e religiosa, un corpo presumibilmente alieno nel mondo secolare. Fine della citazione. The distinction between sacred and profane, since the whole world. Si è spesso detto che la distinzione tra sacro e profano non ha alcun significato per la religione cristiana, poiché il mondo intero è stato santificato dall'incarnazione di Cristo. Religion. The thesis that the distinction between sacred and profane. Nella teologia protestante in particolare, la tesi che la distinzione tra sacro e profano sia diventata obsoleta nel cristianesimo è ancora valida. Al tempo del Concilio Vaticano II è sorta la necessità di desacralizzare la liturgia per adattarla alla vita quotidiana.
Il servizio dovrebbe essere solenne, ma non sacro. Invece della Santa Eucaristia, celebriamo un pasto fraterno. Ancora prima del Concilio, nella sua opera Le Rite et l'Homme, il cardinale Louis Bouillet ha criticato il secolarismo teologico, utilizzando l'idea teologica dell'incarnazione della nuova creazione in Cristo. È noto che per molti aspetti il secolarismo teologico non è in sintonia con l'attuazione della riforma liturgica. Il teologo inglese David Torrevel, nei suoi libri sulla sacralità e la desacralizzazione, critica il dominio dell'ordinario nella liturgia, che ha oscurato il suo mistero tra i fedeli. La partecipazione alla liturgia sacra presuppone una sensibilità ai segni, in cui sperimentiamo una realtà che trascende il meramente secolare e che può essere chiamata sacra dalla caratteristica centrale che definisce la religione del XX secolo. Experiences of the holy. Secondo Joseph Pieper, l'esperienza del santo fanno parte dei preambula sacramenti, con cui il filosofo cattolico intende i fenomeni che precedono il sacramento in senso stretto. Nella nostra cultura largamente secolare, l'esperienza simbolica del sacro non funziona più. Prevale un'economia delle cose, in cui i segni hanno significati arbitrari. Dove esistono ancora esperienze spirituali e religiose, non sono quasi mai vissute come esperienze del sacro. Il fenomenologo della religione francese Louis Dupré chiama questo la desacralizzazione della religione. Negli studi liturgici il concetto di culto è stato abbandonato per molto tempo e si è usato invece il termine culto-servizio, mentre Joseph Pieper, che era profondamente preoccupato per la desacralizzazione della liturgia, sosteneva fortemente l'adesione al concetto di culto cristiano. Pieper condivise le sue preoccupazioni con Joseph Ratzinger, che era un collega suo all'Università di Münster durante il Concilio Vaticano II. Con questo sono arrivato al secondo punto. Si tratta dei sacramenti e l'Eucaristia. Come atto umano, la liturgia serve il cultus Dei. La nozione liturgica di actio sacra spesso trascura il fatto che è innanzitutto actio Dei, che rende possibile e sostiene ciò che chiamiamo la liturgia della Chiesa, poiché il Figlio, dato a noi, è l'agente primario nella liturgia. Già nei primi libri rituali, come il Sacramentarium Veronense, Sacramentarium Leonianum, con altre parole, e nel Sacramentarium Gregorianum, l'offerta del sacrificio eucaristico è indicata come agere o actio. I predecessori dei messali si riferiscono ai misteri della vita divina che la liturgia fornisce, così come al corpo di Cristo che ci viene dato, e all'altare, alle feste e ai riti. La parola latina, sacramentum, deriva da sacer. Sacramentum significava originariamente un voto sacro fatto ai dei.
o un pegno depositato è perso in caso di violazione della promessa o di una causa persa. Il pegno depositato serviva a finanziare i riti pubblici. Sacramentum militiae era il giuramento di fedeltà dei legionari romani. Giorgio Agamben, therefore, gave his... Per questo Giorgio Agamben dà il titolo Il sacramento del linguaggio al suo lavoro sul voto sacro, che faceva parte del suo progetto Homo Sacer. Nella traduzione latina della Bibbia, sacramentum è una traduzione della parola greca mysterion, che però è anche equivalente alla parola latinizzata mysterium, dove sacramentum si riferisce sempre più alla rivelazione simbolica del mistero divino. Nel Nuovo Testamento il termine mysterion si riferisce al mistero del regno di Dio o alla sua manifestazione nel Figlio incarnato. Dal secondo secolo in poi il battesimo e l'Eucaristia furono chiamati misteri o sacramenti della fede. Questo pose le basi per il successivo concetto di sacramento. Sant'Agostino chiama i sacramenti signa sacra, segni santi, perché sono segni del sacro, del santo. Il concetto teologico di sacramento si è evoluto fino ai sette sacramenti e di conseguenza il concetto di santità fu applicato alla Chiesa. La Costituzione Sacrosanctum Concilium parla del sacramento miracoloso di tutta la Chiesa. Totius Ecclesiae Mirabile Sacramentum, che scaturì dal costato di Cristo risorto dai morti e crocifisso. La Costituzione dogmatica Lumen Gentium dice della Chiesa che nel credo degli Apostoli è confessata come Santa Ecclesia Cattolica e Communio Sanctorum, che in Cristo essa è nella luce delle nazioni, come un sacramento, veluti sacramentum, cioè segno e mezzo dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. La Costituzione dogmatica Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo attuale cita testualmente la Lumen Gentium. Già la Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano I sulla fede cattolica Dei Filius descrive la Chiesa come segno esaltato tra le nazioni, veluti signum, riguardo alla sua missione universale di salvezza. Non è un caso che Otto Hermann Pesch parli della Chiesa come di un mistero sacro, come mostra la storia concettuale di Mysterium e Sacramentum. Già San Cipriano di Cartagine applica il termine Unitatis Sacramentum alla Chiesa. Nei secoli successivi, tuttavia, la concezione Corpus Christi della Chiesa diventa dominante. Fino al primo Medioevo il termine Corpus Christi Verum era applicato alla Chiesa e Corpus Christi Mysticum all'Eucaristia. Sulla scia delle controversie eucaristiche medievali i termini furono invertiti. Ora è il corpo eucaristico che era chiamato Corpus Verum e la Chiesa Corpus Mysticum. L'enciclica di Papa Pio XII, Mystici Corporis, nel 1943, riassume magistralmente questo sviluppo
il concetto di Chiesa come sacramentum si incontra a partire dagli anni 1830 nei scritti di Johann Adam Müller e di Johannes Evangelist Kuhn, probabilmente più importanti rappresentanti della scuola di Tubinga. Anche Henri de Lubac, Otto Semmelroth e Karl Rahner hanno abbracciato l'idea della sacramentalità della Chiesa. Il Concilio Vaticano II chiama la Chiesa Veluti Sacramentum perché come corpo di Cristo essa è, insieme alle sue membra, un segno visibile della realtà invisibile, che non è per analogia ordinaria simile al mistero del Verbo incarnato. Partendo da Cristo, la Chiesa ha una struttura sacramentale che scorre dall'interno, come Cristo è la santità di Dio. Allo stesso modo, ma non allo stesso modo, la Chiesa è la santità di Cristo. La Costituzione Lumen Gentium pone l'immagine del corpo di Cristo al suo inizio e la collega ai concetti di mistero e santità. Quando la Costituzione parla della Chiesa come il popolo di Dio, si deve notare che la Chiesa non è un popolo ordinario che fa una Costituzione per se stesso, ma il popolo di Dio del corpo di Cristo, e che questa è la sua natura sacramentale. La Chiesa è incorporata nel mistero di Cristo e nella salvezza redentrice di Dio. Come il corpo di Cristo, il Signore risorto, la Chiesa ha una struttura fondamentalmente sacramentale espressa soprattutto nella celebrazione dei misteri di Cristo. Poiché l'Eucaristia è stata istituita nell'ultima cena, Papa San Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Ecclesia Dec Eucaristia, dice che la Chiesa deve la sua stessa esistenza all'Eucaristia. L'Eucaristia è il nucleo del mistero della Chiesa, perché in essa Cristo dà vita agli uomini per mezzo del suo stesso corpo che viva e dà vita per mezzo dello Spirito Santo. E d'altra parte, nell'apparizione del Cristo risorto davanti ai discepoli di Emmaus, especially clear on the one hand in the last supper of Jesus with the 12, l'Eucaristia può quindi essere chiamata forma ecclesiae, la forma che costituisce la Chiesa come fonte, il cammino e la meta della Chiesa di Cristo che si compie nel banchetto celeste. Secondo Papa Giovanni Paolo II, cito, l'Eucaristia è la ragione della nascita della Chiesa. Come ho detto, per questo si chiama forma ecclesiae la Chiesa, che costituisce appunto la Chiesa. And the goal of the Church of Christ, which finds its fulfillment in the heavenly banquet. Benedict. Papa Benedetto XVI ha ripetutamente confermato l'affermazione del suo predecessore sulla relazione causale tra l'Eucaristia e la Chiesa. Già nell'omelia della sua messa inaugurale ha affermato che grazie all'Eucaristia la Chiesa rinasce costantemente. Nella sua esortazione apostolica dopo il sinodo Sacramentum Caritatis, Papa Benedetto XVI scrive: la Chiesa ha accettato il sacrificio di vita del Cristo risolto crocifisso sulla croce e, sotto la guida dello Spirito Santo, ha sviluppato
ha sviluppato la forma liturgica dell'Eucaristia. Secondo Giovanni Paolo II, seguendo dunque Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI parla, cito, di un legame causale tra il sacrificio di Cristo, l'Eucaristia e l'origine della Chiesa. L'Eucaristia è il principio causale della Chiesa perché rappresenta il mistero di Cristo presente in lei che si dona a noi e così si ricostituisce continuamente e così ci costruisce continuamente nel suo corpo. La possibilità della Chiesa di creare l'Eucaristia è radicata nel dono del darsi di Cristo a lei. L'effetto causale dell'Eucaristia sull'origine della Chiesa non è solo cronologico, ma soprattutto ontologico. L'Eucaristia è il principio causale della Chiesa, non come causa esterna dell'esistenza, ma come causa formale o di scopo. Papa Francesco vede anche lui Eucaristia come principio di vita per la Chiesa, come, cito, il cuore pulsante della Chiesa che la crea e la rafforza ancora e ancora. Infatti, non possiamo vivere senza l'Eucaristia. Without the Eucharist we cannot live. Confessarono questo i martiri di Abitina già nel secolo IV. In the Eucharist, the Church carries. È nell'Eucaristia che la Chiesa realizza più intensamente ciò che è e ciò che deve diventare, sempre di nuovo, Corpus Christi, cioè il corpo di Cristo. Sebbene la Chiesa non sia immersa nella liturgia, che costituisce la Chiesa di Cristo come comunità, questi sono anche gli atti fondamentali dell'annuncio e della carità. Essendo il Corpus Domini, la Chiesa è naturalmente una comunità eucaristica. La celebrazione dell'Eucaristia è diretta all'unione con il Signore risorto. L'unione col Cristo si esprime non solo nel Sacrum Convivium, la Santa Cena, in cui si partecipa al corpo e al sangue di Cristo, ma anche nella comunione spirituale, nella piena partecipazione attiva all'Eucaristia. Sacramentalmente la ricezione del corpo di Cristo presuppone non solo che siamo nello stato giusto, ma anche che crediamo e adoriamo prima. Sant'Agostino, nel suo commento ai Salmi, scrive: poiché Egli, cioè Cristo, ha vissuto qui sulla terra in questo corpo, ci ha dato questo corpo come cibo di salvezza. Nessuno mangia questo corpo senza averlo prima adorato. Citazione finita. La Santissima Eucaristia è la continuazione dell'adorazione. Veneration of the exposed blessed sacrament is a continuation of adoration to in the Eucharist. Questa Santissima Eucaristia è Santissimum Sacramentum, ovviamente. Nell'Eucaristia partecipiamo all'unica vita che Gesù, il Figlio di Dio, ha sacrificato per noi sulla croce e che compie con Dio per sempre attraverso la sua risurrezione dai morti. È quindi opportuno ricevere il santo pane di vita come ultimo sacramento prima della morte. Nell'Eucaristia riceviamo Cristo nel suo sacrificio di vita donato a noi, al quale siamo profondamente conformati, nel quale noi stessi diventiamo un dono, morendo a noi stessi e dandoci
a Dio. In questo affermiamo la nostra vita in Cristo, che è stata resa possibile attraverso il battesimo. Nel suo commento al Vangelo di Giovanni, Agostino scrive sul sacramento dell'Eucaristia, cito: «O sacramento dell'amore di Dio», in latino sentite, cioè «O sacramento dell'amore di Dio», chi vuole vivere ha un posto dove vivere e qualcosa da vivere. Avvicinatevi, credete e prendete parte al corpo affinché abbiate la vita. Poiché nell'Eucaristia Sacrum Convivium non riceviamo altro che il corpo di Cristo, che egli ha donato per noi per il suo amore divino, San Tommaso d'Aquino chiama l'Eucaristia il Sacramentum Maxime Caritatis, il più grande sacramento dell'amore. L'Eucaristia è la perfezione degli altri sacramenti, che fa parte della potenza di Cristo, perfectivum omnium aliorum sacramentorum in quibus virtus Christi participatum. The recipient of the Eucharist, Thomas demands not only faith in the real presence of Christ in the signs of bread and wine, but a personal love for Christ. San Tommaso chiede anche l'amore personale da colui che prende l'Eucaristia. Oggi abbiamo bisogno di una nuova cultura di ricevere l'Eucaristia. Conclusion. E concludo. The request for the desacralization. La richiesta di desacralizzazione della liturgia, come fu avanzata dopo il Concilio, ebbe conseguenze in parte fatali al di là di qualsiasi perdita del pensiero sacramentale, e in alcune chiese locali l'informalità della liturgia celebrata era non di rado diffusa. Se la liturgia della chiesa, not of course the liturgy in the morning, it was perfectly done. Oggi devo dirvi che la liturgia era perfetta, perché ci sono alcune chiese tedesche dove si può sperimentare appunto questa informalità della liturgia. Se la liturgia della Chiesa deve essere preservata nel futuro, deve continuare ad essere riconosciuta come un evento sacro all'interno di un rigoroso quadro formale. La vera ars celebrandi è mostrare la bellezza della liturgia nella struttura del suo rito. L'Eucaristia è il tesoro più prezioso in possesso della Chiesa. Un tesoro che è contenuto in un fragile vaso, e questo vaso è la stessa forma della liturgia. La liturgia troncata nel modo moderno distrugge alla lunga il suo carattere sacro di azione. Oggi molte persone non incontrano più la bellezza dell'Eucaristia e delle altre sante celebrazioni della Chiesa. Pertanto, il risveglio del desiderio della liturgia della Chiesa deve definire il nostro ministero pastorale e liturgico. Una nuova evangelizzazione che non mira a un centro eucaristico di fede viva non è sufficiente. Non basta solo lo sviluppo di una catechesi diretta all'annuncio della parola. La fede viva, che include la pratica liturgica, deve essere praticata. Tuttavia, la fede viva non può essere dimostrata meglio che attraverso la celebrazione dell'Eucaristia, poiché essa è il contenuto e la somma della nostra fede. Dunque, only those who understand
ho citato il Catechismo della Chiesa Cattolica. Solo chi comprende i simboli e padroneggia la sua pragmatica rituale può celebrare l'Eucaristia con partecipazione attiva. Per questo sono necessarie sia una catechesi mistagogica che una catechesi liturgica dell'Eucaristia. Grazie.